Riley, alzati! È ora di svegliarsi! No, non di nuovo! Siamo ancora in ritardo per la scuola! Chi non ha svegliato, Riley? Perché non riusciamo mai ad alzarci in tempo? Io non faccio parte di questo gruppo! Rilassatevi, andrà tutto bene, forse! Ora tocca a me, aumentiamo il panico! Sono in ritardo per la scuola, devo subito prepararmi! Non abbiamo tempo per una pulizia dei denti approfondita. Fatto! E adesso? Che devo fare? Oh, ma certo! Non devo dimenticare lo zaino, ma non ho ancora mangiato! Ok, mangerò mentre vado a scuola. Devo andare da questa parte. Sono qui. Devo solo prendere i miei libri e andare in classe. Brian, sei così bello. Ti amo. È così dolce. Siamo in ritardo. Riley, ricomponiti. Sono pazza di te. Va bene, devo trovare un posto in classe. Wow, non è possibile. C'è un ballo scolastico stasera. Perché ti interessa? Tanto nessuno ti inviterà. Cosa? Perché? Guarda, ti sogna di diventare una reginetta. Con questo vestito sembri una barbona. Lasciatemi in pace, perdente! Non ho altri vestiti! Il mio momento di gloria! Riesci a sentire la vergogna? Siamo stati umiliati! Ora basta ridere di me! Eccola la vera reginetta dei perdenti! Che è questa spazzatura? Beh, non ne avrei più bisogno! Perché lo stai facendo? Li ammazzo di botte! Litigare non va bene! Ci prendono sempre di mira! Aspetta, fammi provare! Vuoi andare al ballo? Questo sorprenderà tutti! Non voglio! Questo è un incubo! Ci taglieranno i nostri bellissimi capelli! È così spaventoso! E adesso? Da dove viene? Smettila di farti prendere dal panico! Ora va meglio. Avete deciso a chi tocca? Oh, porterò la paura al massimo. Per favore, non tagliarmi i capelli. Ehi, voi! Allontanatevi da lei. Lasciate stare Riley. Guardate, si sente un duro. Ho tanta paura. Che cosa ci farai? Io non ci ho ancora pensato. Siamo condannati, dobbiamo scappare! Aumentiamo il livello di paura! Fermatevi, non colpitemi! E ora dov'è il tuo coraggio? Sei stato fortunato, la campanella ti ha salvato, fatti da parte! Buh. Oh. Buh. No, smettila! Finalmente se ne sono andate! Oh, ci è mancato poco! Brian, grazie per avermi aiutata! Ecco, ti è accaduto questo! Ti sono molto grata, ci vediamo! Aspetta, vuoi venire al ballo della scuola con me? Mi stai chiedendo di uscire! Ci hai invitati al ballo! Non posso crederci, sta succedendo! Sì, ok, mi piacerebbe tanto! Ci vediamo stasera allora! Stasera? Questa non me l'aspettavo! Evviva, congratulazioni! Stasera andiamo al ballo! Il mio sogno si è avverato! Non vedo l'ora di tornare a casa! A scuola il tempo passa in fretta! La lezione è finita! È ora di prepararci per il ballo! Devo trovare un vestito! Ho bisogno di un bellissimo abito da sera! Un attimo, ne ho visto uno nell'armadio di mamma! C'è qualcosa che non va! È un po' troppo grande per me! Che disastro! Questo è un fallimento totale! Inizierò a andare di botto! Non posso andare al ballo conciata così! Devo cambiarmi! Forse dovrei provare il vestito di papà? Non lo so! Come sto? Assolutamente no! Ci rideranno dietro! Oh, sono terribile! Ma questi sono gli unici vestiti che ho! Oh. Abbiamo grossi problemi! Sembra che il ballo sia saltato! Non ho niente da indossare! Brian non mi amerà mai!
Ehi, chi sta piangendo qui? Pauci, che ci fai tu qui? Sono qui per aiutarti a prepararti per il ballo. Ma io non ho vestiti. Aprimi, troverai il vestito all'interno. Wow, è davvero per me. Ti ho detto che sarebbe andato tutto bene. Riley avrà un vestito bellissimo. Spero che vada bene. Se la taglia fosse sbagliata, non portate a sfortuna. Non badate a me. Queste sono lacrime di gioia. Non possiamo metterci in imbarazzo. È ora di essere felici. Non vedo l'ora di provarlo. Questa musica è fantastica. Facciamo festa? La musica spacca. Siamo le star di questo show. Questa musica è divertente da ballare. È ora di ballare un lento. Chiederò a qualcuno di farlo. Ottima idea! Ehi, vuoi unirti a me? Certo! Balliamo! Dov'è Riley? Forse non verrà. Avevo intenzione di dirti. Forza, dillo! Mi piaci! E io? Ma certo! Bravo ragazzo! Dov'è Riley? Spero di non essere in ritardo. Dove sarà Brian? Perché non è qui per incontrarmi? Questa è la nostra serata. Riley dovrà essere al centro dell'attenzione. Finora tutto bene. Assolutamente. Sono così felice. Questa musica è stupenda. Voglio ballare. Oh, ma che sta succedendo? Voglio solo ballare. Non metterci in imbarazzo. Sto morendo dalla vergogna. Ora lo uccido. Brian non si vede da nessuna parte. Riley, wow. Sei splendida! Brian mi ha notata. Mi sento così in imbarazzo. Ci sta guardando! Non ero pronto per questo. E adesso che facciamo? Aiuto! Devo essere coraggiosa. Riley, tu stai benissimo. Sono felice di vederti. Anch'io sono contenta. Posso avere l'onore? Oh, non lo so. Ci ha chiesto di ballare. Che facciamo? Chi sa ballare? Il ballo è il mio forte. Illuminerò la pista. Imbarazzo, no! Non mi vedrete mai più. Ho lasciato il paese. Ho capito. Comportiamoci come se tutto andasse bene e non fossimo nervosi. Non sono una grande ballerina, però proviamo. Ma quanto è patetica! Guarda quei piccoli idioti! Sono così imbarazzanti! Andiamo! Dobbiamo tenerci per mano, ma non so come fare! Nemmeno io l'ho mai fatto prima! Imbarazzo! Questo è il tuo momento! È il mio momento! Allora attivo modalità morire di imbarazzo! Che imbarazzo! Sto perdendo i sensi! Non sono una brava ballerina. Questo tu lo chiami ballare. È terribile. Beh, guardala. Balla come un piccione ferito. Prova a mettermi le mani sulle spalle, così. Oh, sei sicuro che vada bene? Mi sembra un po' scomodo. Facciamogli vedere come si fa. Sto per morire dalle risate. Guardali, sono i re del cringe. Stanno ridendo di noi. È ora di godersi il ballo come vuoi, non così! Non dimenticherò mai tutto questo! Basta, è ora che Riley si diverta! Mi piace ballare con te! Sono contenta che tu sia qui! Ce la stiamo cavando bene, no? Oh! Lo sapevo, il piede è rotto! Un disastro totale! Il ballo è rovinato! Mi fa malissimo il piede! Riley, resisti! Sto cadendo! Oh, mi sono rotta una gamba! Sto arrivando, piacere di conoscerti, sarò il tuo medico! Puoi sistemarla? Ci puoi scommettere? Farà male! Calma, sei in ottime mani! Farò in modo che sia veloce e indolore! Fatto, che te ne pare! Mi sento un po' strana! Come farò a camminare? I nostri giorni da hockeyisti sono finiti, alla fine della nostra carriera! Ma quando guariremo? Presto, non spaventarti! Tutto per colpa di questo stupido ballo, non dovevamo andarci, ecco, lo sapevo!
Come faccio ad andare a scuola con il gesso? Che imbarazzo! Non potrò più andarci! Portatemi ai comandi il prima possibile! Oh! Ho un test a scuola! Controlliamo la tua vista. Leggi queste lettere. Ma non riesco a vedere niente. Pessime notizie, hai bisogno degli occhiali. Ecco, ora sarà tutto chiaro. Occhiali! Uccidetemi subito! Stai bene? Non esiste che io ora vada a scuola. Ehi, come va? Ehi, non tanto bene. Guarda, ho qualcosa per te. Forte, è una cosa carina. Pattini per il ghiaccio. Ma come faccio ad usarli? Ci sta solo prendendo in giro. Ho una gamba rotta, non potrò pattinare sul ghiaccio. Scusa, non ci ho pensato. Riprenditi il tuo regalo e vattene. Va bene, come vuoi tu. Ce l'ho messa tutta, li ho scelti personalmente e a lei non va bene niente. È un'ingrata. Me ne vado a casa. È stata una giornata difficile. È iniziata una nuova settimana scolastica. Dammelo! Luna, prendi! Ridatemelo! Prendila! Vediamo che c'è nello zaino di una nerd. Guarda qua, sta per piangere! Le mie cose! È ora che io risplenda! Non c'è tempo per la tristezza! Lily ha bisogno di gioia! Non sopporto i bulli! Calmati! Ci penso io! Vieni qui! No, evitiamo le aggressioni! Lasciatemi in pace! Prova a trovare la tua classe senza occhiali e non fare tardi! Noi non frequentiamo le nerd! La campanella! Andiamo! Ma che cosa gli ho fatto? Non riesco a vedere niente! Tempo di sofferenza e dolore! Ciao, piacere di conoscervi, sono Ansia! Sì! Nessuno ti ha invitata! Oh, andiamo! Saremo amici! Forse, beh, saremo anche nemici! Un attimo! Tu devi essere Joy, acconciatura fantastica! Oh, questa cosa mi fa rabbrividire! Ed ecco il nostro timidone, sono felice di vederti! Non così vicino! Oh, che bella stretta! Non guardarmi! Ho bisogno di te, vieni! Non lo so, devo premere! Ok, ci provo! Ottimo lavoro, controlliamo! Tutti hanno visto il mio imbarazzo e ora non voglio più andare in classe. Ma non ho scelta, devo andarci. Scusate, sono in ritardo, posso entrare? Ecco la nerd! Lily, ma dov'eri finita? Mi sono persa! Riesci a trovare la strada per la lavagna? Sì, signora Reed, sto arrivando! Mi aiutate, per favore? Ci metterà nei guai! Non preoccuparti, io conosco la risposta. Sei una vera amica. Guarda qua. Ecco qui, perdente. Lo sapevo. Guarda, sta per piangere. Smettetela di fare casino. Non so come risolvere questo problema. Perché devi venire in orario. Ora siediti. F. Non è giusto. Non è colpa mia. Chi è adesso? Un attimo, state in silenzio, mi sei mancato anche tu. Ah, che brutta studentessa. Oh, aspetta. Vattene da qui. Ora basta, basta. Odio la scuola. Non ci voglio più venire. Ehi, un attimo. Mi sei d'intralcio. È abbastanza in imbarazzo. Lavoriamo insieme, imbarazzo ansioso. Sei un genio! Studierò a casa! Sono di nuovo loro! Hai trovato un posto migliore, vedo! Restatene lì! Perché mi seguono sempre? Oh, è ora di mangiare! Forse il cibo migliorerà il mio umore! Fantastico, il mio cheeseburger preferito! Questo posto è occupato! Va bene, mi siederò da sola! Sembra che Superman abbia sigillato il mio cestino. Finalmente! Che c'è qui dentro? Puzza! Lo sapevo, i nerd mangiano l'erba. Beh, almeno è sano. I ragazzi fighi mangiano gli hamburger. Facciamole uno scherzo. Affare fatto. Senti, vuoi provare? Ma certo! Ups! Non di nuovo!
Hamburger di polvere, la ricetta speciale. Dove stai andando? Aspetta, ti piacerà. Va tutto bene, Lily? Non hai fame? Voglio andare a casa. Un po' d'ansia! Lasciateci andare, rovinerete tutto! Sono troppo preoccupati, bisogna calmarli. D'accordo, non ti vergogni a gridare così? È tutto perduto! Risparmiate i vostri nervi. Continuiamo a lavorare. Ehi, Lily, hai dimenticato il pranzo? L'hamburger polveroso aspetta. Bisogna solo ignorarli. Sedetevi, oggi faremo un test di matematica. Oh, da dove inizio? È difficile. È il momento dei foglietti. Potete iniziare, il tempo scorre. Dobbiamo farlo in fretta. Per fortuna ho preparato le risposte, devo solo assicurarmi che non mi vedano. Un gioco da ragazzi, sono un professionista dell'imbroglio. La signora Reed non sta guardando. Quanto tempo è rimasto? Vi vedo! Che è quello? Sta arrivando! Sono in ritardo! Fammi vedere il tuo lavoro. Perfetto! Ce l'abbiamo messa tutta! Ha funzionato! Hai preso una A più! Continua così! Lily, stai imbrogliando! Come hai potuto? Cosa? Dovevi scriverlo tu! Beccherai una F con un grande meno! La seconda F della giornata! Mi avete incastrata! L'abbiamo salvata! Ottimo lavoro, timido compagno! Ve la farò pagare! Ne ho abbastanza! Non tornerò più! È terribile questa scuola! Non ho amici! Oh no, ho bagnato il mio cuscino! Beh, vorrà dire che dormirò sul bagnato! Sono libero! E adesso che faccio senza di voi? So con la vita, andrà tutto bene. Non posso fare niente da solo. Stupido cuscino, anche tu mi hai tradito. Non mi arrenderò. Ti asciugherò. Capito? Finalmente, ora sistemerò tutto. Lasciatemi prendere il controllo. Ho un'idea. Posso usarlo anche come microfono. Sapevo che sarebbe andato tutto bene. Ora torniamo al lavoro. Andiamo! Ti schiaccerò. Calmati, testa calda. Basta, te la farò pagare. Sono io che comando. Tenetelo fermo. Ora basta, mi metti in imbarazzo, Lily. Sei licenziato. Fate una pausa, prendete un po' d'aria. Lasciateci andare. La vecchia squadra è tornata. Sistemiamo tutto. Potrei fare la cantante, così farei dei concerti. Niente più scuola. Ciu! Eccoci qua, ciao! Chi siete? Siamo le tue emozioni. È molto strano. Ti aiuteremo. Bisogna iniziare con l'autodipesa. Sono pronta! Dovete colpire Lily con questi. Lanciate! Che spreco di carta. Il tuo compito è di prenderle tutte e non lasciare che ti colpiscano. Ci proverò. Ora sai come difenderti. E dopo la difesa si passa all'attacco. Basta violenza. Ti aiuto io. Ho bisogno di assistenti. Le bambole vanno bene. 2 più 2? Quanto? Sono 4 bambole. E se ne aggiungiamo altre 2? Ci sono! Sono 6 bambole. Giusto. Batti un triste 5. Ora tocca a me. Facciamo di te una vera fashionista. Ci sto! Prova questi. Sembro una nonnina. Ci penseremo noi a te. Ecco qua. Troppo stretto. Questo è un fallimento, un flop totale. Oh, un altro tentativo. Bene, a scuola tutti saranno scioccati. È ora di fare colpo su di loro. Un attimo, un'ultima cosa. Questo completerà il look. Ora sei la migliore della scuola. Fatti guardare. E questo è il cibo. Oh, che schifo. Ti sbagli, il cibo sano dà un sacco di forza, visto? Ne voglio un po' anch'io. Non è affatto male. Wow. Ultimo tocco, una manicure moderna. Wow, molto bella. La mia preferita. Aspetta un attimo, Lily, sei splendida. È ora di andare a scuola. Non vedo l'ora di vedere le loro facce.
Nascondiamoci, sono preoccupato. Iniziamo! La nostra Lily è la più bella! Posso farcela? Dammi il tuo zaino, nerd! Parli con me! Wow, sei elegante! Lo so! Ora sì che sei forte, diventiamo amici! Certo, sono d'accordo! Sto per piangere! Presa, ci hai creduto! Oh, giù le mani, prendi questo! Ma che... Sparite! È impazzita, andiamo via! Scappate, codardi, scappate! Ecco di cosa sto parlando, li hai distrutti! Devo andare a lezione, andiamo insieme? Sì, andiamo! Allora, iniziamo la lezione? Sei di nuovo in ritardo! Ora se la vedrà con lei! Ma stai benissimo! Ma che fa? Sono pronta a risolvere il compito! Vediamo! Sembra davvero facile! C'è riuscita davvero? Fatto! La risposta è corretta! Ben fatto, Lily! Prendi una A+! Grazie! Oh, un'altra telefonata! Torno subito! State seduti ai banchi! Prendi questo, nerd! È tutto quello che sapete fare, deboli! Ora tocca a me! Oh! E non avvicinatevi più! Forse è stata morsa da qualcuno di figo? Io non l'ho morsa! Hai vinto un altro round! Stiamo lontani da lei! Perfetto! È arrivato il momento del pranzo! Buon appetito! Guarda, sta mangiando di nuovo l'erba! Allora è stata morsa da una mucca! Non capite niente, questo è cibo sano! Mi darà un sacco di forza! Ora vi faccio vedere! Guardate qua! Voi riuscite a farlo? Provateci, mangiatori di hamburger! Sono troppo pieno, non riesco ad alzarmi! Allora, chi è il perdente? Ora vado in classe! State attenti, pancioni! Hai un esame, puoi farcela! Signora Reed, sono qui! Wow, sei puntuale! Sono pronta ad iniziare! Bene, ecco il tuo test! Grazie! È facilissimo! Lo finirò in fretta! Fatto! Già finito, bene! È tutto corretto! Meriti il massimo dei voti! Signora Reed, devo dirle una cosa! Luna e Brian usano dei foglietti e imbrogliano sempre! Davvero? Grazie per avermelo detto! Sei libera di andare! È ora di andare! Te ne vai di già! La lezione è appena iniziata! Certo! A proposito, vi aspetta una sorpresa! Quale sorpresa? Venite qui! Siamo innocenti! Tirate subito fuori quei foglietti! Adesso! Avete cercato di fregarmi! Chiamerò i vostri genitori! Lily, sei stata bravissima! Il nostro lavoro è finito, è ora di tornare indietro! Grazie! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Lasciateci stare, non lo faremo più! Promesso? Certo, lo giuro sul mio imbarazzo! Va bene, vi daremo un'ultima possibilità! Evviva! Che facciamo adesso? Non sono stata ai comandi per molto tempo! Lily ha bisogno di un po' d'ansia! Stai ricominciando, giù le mani! Che ne sarà di me? Si comportano come se non esistessi! Sembra che debba prendere il controllo delle mie mani! Guardiamo sulla guida! C'è scritto che posso adottarla! Sarò la sua emozione principale! Non ho nessun amico! Mi sento così sola! Sarebbe fantastico averne almeno uno! Ma che le prende? E se fosse malata? Va tutto bene, la aiuteremo noi! Bizzarro, non funziona! E adesso? Non facciamoci prendere dal panico? Chi siete? Ci ha visti! Facciamo conoscenza, io sono Joy! Ciao! Io sono Rabbia, come se non si capisse! Non cominciare, Mini! Io sono paura! Disgusto! Chi ha inventato queste strette di mano? Non durerei un giorno senza antisettico! Povera bambina, non ha amici! E neanche le emozioni la toccano! Che tristezza! Beh, devo stare un po' attenta al cablaggio! Sono così disgustosa! Disgusto, l'hai fatto di nuovo! Cosa? È la mia reazione naturale! Che abbiamo fatto? Come facciamo? Ho un'idea!
Serve un ricordo felice. Guarda qua. Ricordo quel giorno. Stavo passeggiando nel parco con la mia bambola preferita, ma all'improvviso ha iniziato a piovere e un fulmine ha colpito Emily e l'ha rovinata per sempre. Ah, bella giornata, no? Uno dei giorni più tristi della mia vita. Ok, troviamo una soluzione. Ups, non ha funzionato. Sì, ci serve qualcos'altro. Ecco, Bing Bong ci aiuterà. Andiamo, amico. Che elefante carino. Carino, è come se venisse dall'inferno. Nascondiamoci. Ma che problemi ha? Non importa, è un codardo. È meglio giocare. Grazie. Sembra sia servito. Non sta più piangendo. Sì, Mindy, tirati su. Forza, Bingo. Bing Bong non fallisce mai. Se le pentirà. Fantastico, spero almeno non abbia germi. Vai con Bingo! Questa è la mia scarpa! Mamma! Che ha fatto di male Mindy? Voleva solo giocare! Oh no, ha cancellato la lettera! Che peccato! Dobbiamo rispondere! Rabbia, ma che hai fatto? Che succede? Perché io? Stop! Fuori! Sei impotente, eh? Va bene, sto arrivando! Sbrighiamoci! Mindy, torniamo subito! Sulla testa e tu! Vergognati! Dobbiamo fare di tutto per rendere felice Mindy! Gioia è furiosa! Dobbiamo tirarla su di morale! Se solo sapessimo come fare, giù quelle mani! E se per essere felice avesse bisogno di essere arrabbiata? Sciocchezze! Felicità è uguale a gioia, sì, come no! Troppe emozioni! Oh, sta diventando pericoloso. Come sta la nostra Mindy? Una tazza di tè profumato e delizioso per me. Yummy. E ora un'altra tazza per... sempre per me. Tanto non ho nessuno con cui giocare. Ah, mi sento così sola. Che tristezza. Non avrò mai amici. Sarò sola per sempre. Oh, Mindy. Che è stato? Stanno litigando? Vediamo. Oh cielo, corriamo per salvarci. Wow, non sono mai stato al parco da solo. Il parco giochi? Forse lì troverò qualcosa di gioioso. Adoro le bolle. Fantastico. Ups, attenzione. Mindy non ha questi giocattoli. Hai visto la palla? Questa è la mia occasione. È sparito. Wow. Ehi. Mi dispiace, vi riporterò tutto. Ma dove è andato, mamma? Le mie bolle! Ah, mi è sfuggito per un pelo, paura, eh? Sì, ciao! Beh, ciao! Ma che sta succedendo? Ragazzi, diamoci una calmata! Pensi di essere intelligente? Che ti ha fatto quella frutta? Preparati, aspetta, è vero! Prepariamo qualcosa di buono! Ora basta! Ok, facciamo pace, ti ascolto! Allora... il buon cibo ci tirerà su di morale? Ci siamo! Per prima cosa vediamo a cosa è affezionata Mindy. Ho trovato un ricordo perfetto. Quanto formaggio, è così buono! E pizza sia! Ma certo! La ricetta dovrebbe essere... eccola! Allora abbiamo bisogno di questi ingredienti. Sembra facile, facciamolo! Sì! Speriamo ci sia tutto quello che serve. Ho la pasta e la salsa. Io penso alle verdure, dovrebbero bastare. Ce n'è abbastanza per 10 di Mindy, quindi che è rimasto? Che schifo, salame! Disgusto, sbrigati, abbiamo quasi fatto. Manca solo il tocco finale. Sarò lieta di separarmene. Bene, e ora mettiamola nel microonde. Ci penso io. No, lo farò io, è stata una mia idea. Ho tagliato le verdure. Ehi, chef, mettetela qui. Disgusto ha ragione, facciamolo insieme. Stabiliamo il tempo. Troppo! Ma lo dice la ricetta! Non è corretto! Tu non lo sei! Io lo so! Ma che ti fa pensare di saperlo? Ups! Oh no! Ups! La nostra pizza o quello che ne rimane. Questo non rallegrerà mai Mindy. Cos'è questo suono? Guarda cosa ho portato. Palloncini, belli, ma non sono niente di che. Aspetta, che ne dici delle bolle di sapone?
sembrano carine, posso? Certo, fai pure. Soffia pure quanto vuoi. Beh, proviamo. No, non sono più contenta. Oh, d'accordo, ma c'è dell'altro. Se solo funzionasse, è da un po' che non faccio il giocoliere. Hop, hop, niente male. Voglio farlo anch'io. Stai avendo... Ups. Oh. Quindi il ragazzo non ha più paura? Fa caldo. Che ho fatto? Devo subito risolvere il problema. Aspettami, Indy, torno subito. Sì, questo è un capolavoro. Oh, paura, ma dove sei finito? Ho tutto sotto controllo. Cosa? Ghiaccio, ghiaccio, dovrebbe essere qui. Trovato. Ho bisogno di un tovagliolo. Ora va meglio, andiamo. Dove? Vediamo. Oggi si comporta in modo strano. Beh, aspetta, Indy. Farò attenzione. Bene, come nuova. Mi dispiace, non volevo farti del male. No! Ok, è il momento di restituire i giocattoli. Tornerò presto e penserò a qualcos'altro. Ho perso la testa. Beh, noi non siamo migliori, sì, lo so. Abbiamo bisogno di un nuovo piano. Cos'è quello? È geniale! Qualsiasi bambino sarebbe felice di mangiare caramelle. Ah, che c'è? Ecco che c'è! Un bouquet! Può aumentare l'effetto. Ma certo, ottima idea. Sei con noi? Va bene, tanto non potete farlo senza di me. Una presentazione migliore porta più gioia. Ed ecco qua. Ho rovinato tutto, ma va tutto bene. Tieni duro, Mindy. I miei palloncini. Oh no, che tristezza. Sono qui. Ecco, tieni. Oh, finalmente, i miei palloncini. Grazie, viva. Perché? Ehi, ragazzo. Ti do tutto quello che ho preso. Davvero? Tieni. Urrà! È fatta. Ma che faccio con Mindy? Ci sono. E ora la cosa più difficile. Zucchero filato fresco! Meno male, lo prendo! È mio! Chi vuole lo zucchero filato? Io! 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 Allora prendetelo! Il mio zucchero filato! Conservane un po'! Fantastico, Mindy adorerà questo regalo! E ora una decorazione! Che bel fiocco, no? L'ho fatto io! Ora firmiamolo! Splendido! Aspetta, Mindy! Stare da soli è noioso! Ehi, Bang! Guardiamo insieme i video di Oki Toki! Mindy, abbiamo qualcosa per te! Ecco! Dolcetti! Adoro il cioccolato! Lo mangerei tutto! Strano! La guancia mi prude! Sono allergica ai dolci! Abbiamo fallito di nuovo! Anche se... Datemi quel bouquet. Curerò il mio Bing. Sì! Mangia, amico. Se solo fossi reale. Basta, mi arrendo. È solo un fallimento, no? Mindy, sono qui. Voilà! Questi sono per te. Oh, figo, dove siamo? Da-dan! Wow, quanti sono! Ciao! Ehi, ragazzi! Ciao! Sì! Oh, ciao anche a voi! Ciao, sono Mindy! Ragazzi, volete delle caramelle? Ci puoi scommettere! Oh, aspetta, palloncino! Ne mangerei un bel po'! Condividiamo? Beh, ora va molto meglio! Perché li hai portati? Ora vedrai! Oh, quante cose belle! Non dimenticare il tè! Mindy è sempre più felice! Gli amici sono tutto ciò che ha sempre desiderato! Mindy, sei così divertente! Adoro gli elefanti! Questo è così carino! Oh, sono un elefante! Wow! Anche noi amiamo Oki Toki! Mindy si sta divertendo! Oh, avanti! Perché questo pulsante non funziona? Deve esserci rotto! Da quando ci sono questi amici non c'è più spazio per la tristezza! Ho capito, questo è molto triste, però sto bene! Aspetterò che Mindy cresca! Mindy è così felice! Ottimo lavoro, paura! Sono d'accordo! Che succede? Urrà! Siamo a casa! Ora è tutto fantastico! Ma dov'è tristezza? Sono qui. Ma noi non possiamo fare a meno di te, sei una di noi. Grazie, ma da quando nella vita di Mindy c'è più gioia, non c'è più spazio per me. Ti prometto che ci sarà. Questa è la mia parte preferita di Elemental.
Ok, torno subito. Ti aspetto. Allora, che succede qui? Mi ha versato dell'acqua addosso, mamma, aiuto! Ah, siamo alle solite, Wade! Ah, arrivo, cara. Lily lo sta facendo di nuovo. Il fuoco non è un giocattolo per bambini, spegniamolo! Ma papà, la colpa è la sua! Basta, sei in punizione! Povero piccolo, sei spaventato! Non lo farà più, te lo prometto! Una settimana, no, anzi un mese senza dolci! Vieni qui, vuoi un po' di cioccolato? Domani ti compro un monopattino! Hai sentito? Cosa? Non è giusto! Chiamaci se ti maltratta di nuovo! Sogni d'oro! Ah, guarda com'è carino! Mi vendicherò! Dormi! Ok, ok, sono già sotto le coperte! Buonanotte! Sbrigati, i dolcetti ti aspettano! Un mese senza dolci è così crudele! Ops! Ehi, Brian, c'è un incendio, svegliati! Lasciami in pace, sta dormendo! Alzati! Guarda, è pieno di fiamme! Ehi, alzati! Perché l'hai lanciato? Guarda, guarda qui! Nebbia! Balli bene! Grazie anche tu! Genitori, venite subito! Ancora? Che è successo di nuovo? Sta bruciando tutto, Lily! Oh, oh, non volevo, poteva succedere a chiunque! Quando la smetterai di comportarti così male? Sei solo un problema! Ma io non volevo! Silenzio! Come vuoi! Oh, oh, le cose si mettono male! Non avete bisogno di me! Non ci vedremo mai più! Ciao, ciao! A quanto pare abbiamo esagerato! Lily, no! Questo è tutto ciò che resta di lei! La mia piccola stellina, la nostra cara scintilla! Finalmente se n'è andata! Ora tutti i giocattoli saranno miei! Ho preso fuoco da sola! C'è qualcuno in casa! Nonna, ci sei? Ciao, nipotina! La nonna ha sentito la tua mancanza! Non piangere, piccola! Wow, che bel fuocherello! È ora di fare un barbecue! Ha un profumo delizioso! Serviti pure! Gnammi gnammi! Non dovevamo urlarle contro! Dov'è il mio telefono di fuoco? Eccolo, pronto! La nostra bambina è scappata! Oh, ci penso io, arrivo! Buon pomeriggio, il sergente Andrew è al vostro servizio! Oh, argente, nostra figlia! Ci aiuti a trovarla! Togliti di mezzo, lasciami lavorare! Nessuna traccia della bambina, sicuramente qui non c'è! Vediamo! Ah, cosa ha colpito? In realtà dovrebbe andare da quella parte, sì, certo! Ci sono prove? No, non ho ancora trovato nulla! Liberate l'area! Aha! Impronte come previsto! E portano qui! Carbone! Qualcosa stava bruciando qui! O qualcuno! Questo è un indizio! Mettiamolo nella busta sigillata! Ah! Quale impronte continuano? Ancora carbone! Interessante! Questa è la scena del crimine! Scatterò un paio di foto per ricordare! Fatto uno scatto così bello che lo farò vedere ai miei colleghi! Altre impronte! Forse la bambina si sta nascondendo! Dove sei? Oh! Chi c'è lì? Vieni fuori, te lo ordino! Mamma! Stai bene? Ho risolto il caso! Ecco tuo figlio! Oh, tutto inutile! Hai solo spaventato il nostro bambino, piccolo, calmati! Un lavoro fantastico, ti sei impegnato molto, ora però vattene! Vai! Ti rimbocco le coperte, chiudi gli occhi e cerca di dormire un po'! Forse dovremmo chiamare un sensitivo! Beh, pronto, il nostro bambino è scomparso! Oh, se solo servisse a qualcosa! Arrivo! Prego, faccia come se fossi a casa sua! Vedo che tuo figlio è scomparso! Incredibile, come fai a saperlo? Riesci a vederla? Lo sento proprio all'interno del mio cristallo, ora basterà seguirlo! Fantastico, ma questa è vera magia! Fate silenzio!
Solo un secondo. Guarda, il pendolo punta verso la porta. Lasciatemi in pace. Eccolo qua. Tutto grazie agli spiriti. Pensi anche tu che voglia ingannarci? Ora dovresti andare. Ma mi pagherete? Nei tuoi sogni. Addio. Povera Lily. Cerchiamola noi, che ne dici? E io? Vi siete dimenticati di me? Brian, tesoro, promettici che non farai il birichino. Mamma e papà hanno delle cose da fare, ma torneremo presto, ok? Ciao, mamma.